E vi faccio anche un esempio pratico. Chiaramente sono degli esempi, non sono cose reali, però sono degli esempi. A uno studente che appunto frequenta il corso di odontoiatria si ritrova durante il suo percorso di studi molto spesso delle discipline che sono lontane da quello che sarà il lavoro dell'odontoiatra. Allora, è chiaro che per essere odontoiatra si è medici e quindi bisogna avere una conoscenza medica, ma anche una cultura generale, anche delle materie scientifiche di base, è importante averla, però chiaramente quello che serve sono appunto i principi generali di queste discipline, non chiaramente gli aspetti molto approfonditi, le nozioni molto molto tecniche e quant'altro. O magari, qualora quello studente dovesse affrontare all'università questi tipi di materie, di discipline, questi concetti che sono lontani dalla loro pratica quotidiana, futura, ci può stare, però poi a quel punto lo studente dovrebbe anche studiare bene le materie che si fanno negli ultimi anni, per esempio in odontoiatria, che riguarderanno il suo futuro lavoro. E quindi, per esempio, uno studente di odontoiatria che si ritrova magari un professore di chimica che boccia o di biochimica che boccia perché magari non si ricorda un piccolo passaggio del metabolismo degli amminoacidi, del ciclo dell'urea, per esempio, o di un qualsiasi altro tipo di metabolismo, per esempio, è esagerato. Magari una cosa ultra specifica di quel metabolismo è assolutamente esagerato e sbagliato, a mio avviso. Perché alla fine un odontoiatra non si occuperà mai di metabolismi. Quello che l'università italiana dovrebbe anche fare, come fanno all'estero, è portare lo studio teorico, la parte teorica, vicino alla parte pratica quotidiana. Quindi, chiaramente, incentrare il corso di laurea su discipline che sono attinenti alla futura professione di quello che è chiaramente il lavoro, per esempio, dell'odontoiatra, dell'architetto, dell'avvocato e così via, senza appunto studiare nozioni che appunto dimenticherà il giorno dopo. È chiaro che per esami come fisica, biomedica, biochimiche, biochimica, chimica e così via, si apprendono tante di quelle nozioni che poi il giorno dopo dell'esame, o dopo una settimana, 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni, chiaramente si dimenticano. Io ho studiato queste discipline all'università, è chiaro che ricordo i principi generali, però i tecnicismi non me li ricordo, magari su quei tecnicismi si veniva anche bocciati. Quindi bisognerebbe appunto portare anche i concetti teorici che vengono studiati vicini alla pratica. Io poi magari ho studiato i primi anni all'università delle materie scientifiche generali in maniera molto approfondita perché c'erano questi professori che creavano degli sbarramenti, poi magari gli ultimi anni, quando si arrivava ad affrontare le materie della pratica clinica quotidiana, praticamente queste materie non venivano fatte o venivano fatte in maniera molto superficiale. Allora è lì che chiaramente tu dici: ma qua è tutto completamente assurdo. Per esempio, una materia che io, per esempio, all'università non feci assolutamente bene, né dal punto di vista teorico, ma neanche dal punto di vista pratico non la feci proprio perché non si faceva, era la conservativa, quindi praticamente ve la semplifico, se non siete del settore, le otturazioni dei denti. Chiaramente è una materia che all'università andrebbe studiata in maniera corretta, ma io per esempio non la studiai proprio. Professori che non si presentavano a lezione, professori che magari spiegavano queste materie importanti, però le spiegavano in maniera molto superficiale, quindi parti importanti del programma non venivano fatte. Allora, che senso ha magari studiare alla follia fisica biomedica, per esempio, con un professore magari esaltato che crea sbarramenti, e poi le materie tecniche, le materie importanti per il lavoro dell'odontoiatra che non vengono assolutamente trattate, vengono trattate molto 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 male. È chiaro che tutto questo non ha un senso logico, però chiaramente questo accade in Italia, perché ho tanti miei colleghi che hanno studiato all'estero, odontoiatri, che hanno studiato all'estero, che sono proprio inglesi, per esempio, che hanno quindi studiato nel Regno Unito, e quindi ho avuto anche modo io di potermi confrontare, ho anche colleghi che hanno studiato in Slovenia, in tante altre nazioni, qualcuno in Spagna, qualcuno in Portogallo, mi hanno detto che lì era completamente diverso. Loro uscivano dall'università,
che le mansioni, chiamiamole così, base dell'odontoiatra le sapevano fare. Cioè uno quantomeno come odontoiatra, quando esce dall'università, dovrebbe quantomeno saper estrarre i denti, che è proprio la base, il rudimento della professione, saper fare una prima visita, che io per esempio in università avrò fatto forse una sola volta. E quello che invece mi facevano fare era per esempio compilare le cartelle cliniche, che era una mansione delle infermiere, che dovevano fare le infermiere che stavano in ospedale ma che non facevano, perché appunto non avevano voglia, e quindi poi si ritrovavano gli studenti a compilare le cartelle, e quindi lo studente veniva sfruttato a tirocinio facendo mansioni che non gli competevano, quindi compilare le cartelle e fare altre cose strane che neanche vi sto a dire. Quando poi un odontoiatra si laurea deve anche saper devitalizzare un dente, cosa che appunto un odontoiatra all'estero impara a fare all'università, per esempio, saper fare anche una buona, delle buone otturazioni, almeno quelle più semplici, almeno le prime classi, non dico le seconde, ma quantomeno le prime classi, quindi le carie delle superfici occlusali dei premolari e molari, un odontoiatra dovrebbe essere in grado di saperle fare, almeno queste cose che ho detto una volta uscito dall'università. Lasciamo stare magari la protesi, lasciamo stare l'endodonzia più complessa, però almeno la tecnica più semplice, quella di Schilder per esempio, che è la più semplice, uno dovrebbe impararla, o almeno una devitalizzazione su un dente monocanalare uno lo dovrebbe saper fare. Lasciamo stare la preparazione protesica della protesi fissa, gli impianti, lasciamo stare magari anche la protesi mobile. Sto già lasciando stare troppe cose che poi in realtà dopo l'università uno dovrebbe già saperle fare. Sto già abbonando molte cose, ma almeno quelle più semplici le dovrebbe saper fare, e questo chiaramente non accade. Un odontoiatra dovrebbe quantomeno saper fare un'anestesia locale quando esce dall'università, e questo invece non accade. Io all'università non ho mai fatto un'anestesia locale, avrò tirato un dente da latte mobile in un bambino che appunto era in narcosi e basta. Più di quello poi non ho fatto. Quindi l'approccio col paziente, come ci si approccia col paziente, questo io non l'ho mai fatto all'università. Quindi questo è un esempio pratico, diciamo, del mio ambito, ma vale per la laurea in odontoiatria, ma vale anche per mille altre lauree, giurisprudenza, architettura, alcuni tipi di ingegnerie e così via. Questa è chiaramente la mia opinione strettamente personale, se avete delle idee differenti io le rispetto, potete anche dirmi la vostra idea nei commenti, io chiaramente l'accetto, e mi piace anche confrontarmi, perché il mondo è bello se appunto è vario, diciamo, e quindi chiaramente le opinioni differenti si accettano sempre. Se sei arrivato fino a questo punto del video, io ti ringrazio, ti invito anche ad iscriverti al mio canale, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!